Suggestiva, emozionante e realistica. È stata una via crucis intrisa di forti emozioni, quella organizzata dal Comitato Alfonso Mitrano 7 giorni prima della Santa Pasqua lungo le strade di Succivo. Impressionante è stata la partecipazione popolare, sia lungo il percorso sia nel piazzale Aldo Moro, dove, come da tradizione, a partire dalle 21 sono state scenate le fasi più importanti della storia di Gesù: processo, la crocifissione e la resurrezione. Incredibile è stato anche il silenzio delle centinaia di persone che assistevano, sbalordite, al processo e alla scena della crocifissione. Attimi che, già particolarmente realistici, sono stati arricchiti ulteriormente dal racconto del parroco della parrocchia della Trasfigurazione, don Tommaso d'Ausilio, che ha spiegato quella che in epoca romana rappresentava una delle più crudeli modalità di esecuzione della pena di morte. La manifestazione si è conclusa, come da tradizione, con una spettacolare resurrezione che ha raccolto gli applausi di piazzale Aldo Moro, gremiti in ogni ordine di posto per l'evento. E attrae il popolo con forti miracoli, crea scompiglio nel Tempio e congiura i nostri danni. E noi possiamo tollerare tutto questo senza intervenire? Quanto alzava il popolo contro di noi! Profeta, non è una festaggia, esiste un uomo! E voi ancora, noi accontentiamo! 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! Ecco di accontentare, sua maestà! Gabbia di croce di legno, tre chicchioni, uno nella mano destra, uno nella sinistra e uno nei piedi, tenendoli giunti, segno di un'agonia che iniziava. Immersero la spugna e posta. Vediamo il corpo di Gesù che viene calato dalla croce. Il corpo senza vita di Gesù, il corpo che lei ha tanto amato e che ora gli viene restituito, freddo e privo di vita, con lo stesso amore con il quale l'ha portato nel grembo, come vita nascente.